Sindaco, Pescara vive tre giorni di grandi emozioni dal punto di vista sportivo con l'arrivo del Giro d'Italia, tre giorni di grandi emozioni. Sì, perché il Giro d'Italia è la manifestazione più importante che ci sia nello sport, perché il Giro d'Italia unisce tutti, è un serpentone che va da nord a sud e parla un unico linguaggio che è quello della pace, dello sport vero, del popolo, e quindi sono veramente orgoglioso che questa tappa del Giro d'Italia parta da Pescara il 17 maggio, ma non avremo soltanto la tappa che parte da Pescara, avremo una tre giorni vissuta intensamente in Abruzzo, di cui due giorni a Pescara. E per noi non c'è soltanto quella due giorni, ma c'è anche un percorso di avvicinamento al Giro d'Italia che prevede molte manifestazioni, il coinvolgimento totale della città e anche delle riflessioni importanti sulla sicurezza stradale, sulla mobilità leggera, sulla mobilità sostenibile, perché questi sono i temi che noi stiamo affrontando nella nostra città con nuove piste ciclabili, nuove corsie ciclabili, nuove corsie preferenziali per diminuire il peso che c'è in città delle troppe macchine che entrano inquinando Pescara. Quindi è un processo naturale che stiamo facendo e il Giro d'Italia è il suggello di un percorso e la ciliegina sulla torta, quindi festeggeremo i campioni che saranno qui a Pescara, ma allo stesso tempo faremo molti passi avanti sulla mobilità sostenibile. Pescara si conferma sempre più, sindaco, una città a forte vocazione sportiva. Sì, io lo dico sempre, Pescara è una città che vive di sport, lo mettiamo in evidenza in ogni occasione, sia per le manifestazioni che organizziamo a Pescara, ma anche perché i pescaresi vivono la città a pieno nello sport. Basta guardare cosa succede sulla riviera d'estate e d'inverno, con le tante persone che corrono, che vanno in bicicletta, che con tutti gli impianti sportivi pieni, le palestre. Pescara è una città che vive di sport, vive con lo sport, vive per lo sport, è una città che ci tiene molto allo sport, e quindi il Giro d'Italia è il massimo dello sport che ci possa essere, e soprattutto è una manifestazione che coinvolge il popolo.